Ecco come si lavora il punto mille bolle. Le maglie che utilizziamo sono sempre un multiplo di 8 più 2 maglie di vivagno. Dunque, iniziamo dopo aver lavorato due ferri, uno al rovescio e il secondo al dritto, passando la prima maglia. Lavorando al rovescio la seconda, passando dopodiché passiamo il filo dietro e lavoriamo il punto 7 maglie al rovescio. Quindi passiamo 4 maglie sul ferro di destra, 1, 2, 3 e 4. Ripassiamo il filo davanti e lavoriamo 3 maglie insieme al rovescio. Ora accavalliamo le 4 maglie che abbiamo passato in precedenza. Una, due, tre. E 4. Otteniamo questo punto. Subito dopo questo lavoriamo le 7 maglie in una, quindi nella stessa maglia senza mai estrarre il ferro, lavoriamo 7 maglie alternando il dritto ed il rovescio. Iniziamo dal rovescio. 1, 2, 3 4 5 6 e 7. Abbiamo ottenuto 7 maglie in una. Come potete vedere, in questo caso 7 maglie le riduciamo in un'unica maglia, quindi andiamo a stringere. E in quest'altro le riformiamo in pratica da un'unica maglia sottostante. Ora i punti si alternano, ritorniamo a lavorare 7 maglie al rovescio, 1, 2, 3, 4, 3 maglie prese insieme al rovescio, accavalliamo 2, 3, e 4. Per terminare un rovescio e la maglia di vivagno. Quindi abbiamo lavorato il primo ferro con i punti particolari. Ora l'istruzione ci dice che dobbiamo lavorare
iniziando dal dietro, il dietro sempre al dritto, il davanti sempre al rovescio. Dobbiamo fare, se non erro, 5 maglie, 5 giri, e poi ritorniamo a fare il punto 1000 bolle per ottenere la lavorazione voluta. Al nono ferro riprendiamo la lavorazione. L'unica accortezza che dobbiamo avere è in pratica alternare il punto. Se nel terzo ferro abbiamo lavorato 7 maglie rovescio, al nono dobbiamo iniziare con 7 maglie in una. Quindi passiamo la maglia di vivagno, un rovescio, 7 maglie in una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora 7 maglie al rovescio, quindi 1, 2, 3 e 4, 3 insieme al rovescio. E accavalliamo 1, 2, 3 e 4 e continuiamo alternando i due punti. Qua. Le bolle si sono formate. E continueranno a formarsi man mano che effettuerete i punti che avete visto. Buon lavoro.